Eccoci qua sulla seconda moto di Totò. E che apro le polla, un'anta posso aprire qua. A benzina c'è. Dico, a benzina c'è. Ma perché si è attivato lui? Ferma. Ci presentiamo. La faccia di Orlando è fantastica. Madonna, che strana. È un po' alta la del cambio. Ma è un po' piegata la pedana qua. La sensazione è anche il manubrio storto. Ma che bordello. Frulla da monocilindrico. Ma quanto è strana, devo un attimo capire cosa succede. Ma è normale spiamotore, ottimo. Pure col cambio ha dei movimenti vagamente imprecisi, quindi. No, ma va bene, l'importante è che non te la scasso, insomma. Sì, ciao. Pezzo di cacca che sei. Madonna, il rischio. Ma non ho capito, questi sono i giri. E la velocità dove cazzo la vedo? Ah, qua. Le moto economiche. Ma non hai idea del livello di concentrazione che devo tenere su staggeggio. Ma scusa, qua porta che arriva a 16.000 giri, ma questo è monocilindrico. Ah, allora dopo lo dobbiamo provare. Che cazzo vuol dire spegnerla? No, ma no, una motoretta normale gliela vuoi comprare, sta ragazza. È partita. Prossima volta andiamo in macchina. Oh, a me sembra proprio storto il manubrio. Vabbè, ma possiamo metterla vicino al muro come si faceva con le biciclette? No, dice adesso per raddrizzare, no? Io ancora l'affanno. La leva della frizione che balla al minimo è bellissima. Un raro esemplare di Toto che lavora. Vai, motina, vai. Ho considerato la frenata di questo attrezzo, non mi conviene attaccarmi. Ce la farà superare. Ho trovato un imitatore. Ah, dai, usando la frenata combinata non frena male. Senti che grinta. No, dai, l'inizio è stato traumatico, ma adesso ci sto iniziando a capire qualcosa. Se ne va per fanculo questo. Ah, ho messo la quarta, attenzione. C'è il rischio di decollo. Sto accarezzando il freno perché non la conosco. Cioè, veramente ho sentito solo che davanti non frena un cazzo. Beh, io mi metto dietro a questo. Sicuramente il suo tachimetro è meglio del mio. Cazzo, affidabilissimo sta cosa. Dai, nel misto deve essere divertentissima. Comunque vabbè, molto meglio di quel trabicco a tre ruote che ha avuto in mano qualche tempo fa, eh. Madonna, che contraccolpo. Io volevo evitare Corso Francia, ottima scelta navigatore, complimenti. Di sicuro è come tutti gli scramblerini, Cramblerini. è da nell'occhio, valeva di moda, comunque è carina. Ma poi il grande vantaggio di queste motorette qua è che sono molto poco impegnative, adesso anche quelle più grandi di cilindrata. 83, 85,
86 87, vabbè, va, direi che può bastare. Via. Sì, ecco, devo cercare di non tirare anche nel parcheggio.